Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina e oggi andiamo a vedere insieme come si preparano le deliziose prussiane. Queste delizie sono dei dolcetti di pasta sfoglia super croccanti e leggeri, avvolti dallo zucchero che li caramella e li rende fantastici. Veramente appena vederli viene subito voglia di mangiarli. Oggi andiamo a vedere insieme come li si preparano. Per questa deliziosa ricetta ci serviranno 100 g di zucchero semolato, 50 g di zucchero di canna, 30 g di farina 00 e mezzo panetto di pasta sfoglia. Per chi non avesse visto la nostra ricetta, si guardi per bene il link in descrizione. Per prima cosa spolverizziamo il nostro banco di lavoro con la farina, ne mettiamo anche un pochino sopra il nostro impasto e iniziamo a stenderlo a 40 cm di lunghezza per 15-17 di larghezza. Lo dobbiamo stendere in tutti e due i modi, così avremo una stesura perfetta. Poi prendiamo lo zucchero semolato e ne stendiamo un po' sul nostro banco di lavoro, circa la misura data del nostro impasto. Poi prendiamo il nostro impasto e ce lo mettiamo sopra. In questo modo prenderà bene lo zucchero. Fatto ciò, prendiamo lo zucchero di canna e lo spolveriamo sopra e lo stendiamo per bene aiutandoci con le nostre mani. Dopodiché, aiutandoci con le nostre mani, spingiamo per bene lo zucchero sul nostro impasto e applichiamo due pieghe per lato, sia da destra che da sinistra, continuando sempre a spingere leggermente. Le due pieghe dovrebbero combaciare. Poi dobbiamo riportarle su se stesse ed ecco qui come si deve presentare il nostro impasto. Fatto ciò, lo copriamo di pellicola alimentare trasparente e lo lasciamo riposare 10 minuti in freezer. E dopo 10 minuti di riposo in freezer, tagliamo le nostre prussiane in obliquo e di una larghezza di massimo 1 cm. Dovrebbero venire così. Poi le passiamo nello zucchero di canna e semolato che c'erano avanzati, li abbiamo mischiati. Ora ci passiamo le nostre prussiane sopra e le mettiamo sulla nostra teglia, le apriamo in una specie di fiore e le distanziamo bene perché in cottura si allargheranno. Fatto ciò, le cuociamo a forno normale, 200 gradi, per 20 minuti, ossia fino alla doratura. Continuiamo così finché non finiamo tutto il nostro impasto. Ma guardate come sono venute bene le nostre prussiane, ragazzi! E noi, per farvi invogliare ancora di più, abbiamo deciso di farvi vedere anche come si presentano dentro. Ma guardate quante sfogliature che ci sono! Che bellezza! Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio. E adesso ci gustiamo queste delizie di delle prussiane. Mamma mia che bontà ragazzi, veramente sono spettacolari. Sono super croccanti, dato proprio da queste sfoglie, che con lo zucchero si sono caramellate e hanno dato un gusto in più. Poi sono veramente friabili, dolci al punto giusto ed equilibrate. Insomma ragazzi, veramente sono dei dolcetti stupendi, assolutamente da provare. Ok ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo anche che sia. E noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi e mi raccomando, attivate la campanella!